Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, luogo che ha visto tanta gente incontrare lo stesso Padre Pio. Oggi qui per raccogliere una testimonianza che arriva da Graziano Borrelli. Ce ne parla Padre Marcellino nel suo testo La missione di salvare le anime, testimonianze, il Padre. Un giorno si presentò a me una mamma disperata, racconta, chiedendo di essere aiutata. Sapendo che io frequentavo San Giovanni Rotondo, mi pregò di accompagnarla con il marito e il figlio 14enne, malato di linfogranuloma al collo, per chiedere l'intercessione di Padre Pio ed ottenere così un miracolo che solo avrebbe potuto salvare quella creatura. Graziano scrive che accettò con grande responsabilità. Partimmo per San Giovanni Rotondo, arrivati a San Giovanni, cercavo il momento opportuno per andare da lui, ma quando fortunatamente mi venne in aiuto un frate cappuccino della provincia di Sant'Angelo, fra Giovanni San Marone, che disse, mi permise di entrare nella cella numero 1, dopo che Padre Pio si era già ritirato. Allora porta con sé anche il ragazzo, malato di linfogranuloma, e cominciai a parlargli. Padre, ho portato questo ragazzo di 14 anni, malato. E Padre Pio rispose, e che ci posso fare io? Padre, se voi pregate, il Signore può fare un miracolo. Credi tu a quello che dici? Sì, Padre, io lo credo. Poi stette un po' in silenzio e aggiunse, e così sia. Racconta Graziano che ebbe nel suo cuore la certezza che il ragazzo sarebbe guarito. Intanto fuori nel corridoio, quindi tra questi corridoi, aspettava il papà. Siccome era un tipo scettico, lontano da Dio, Graziano voleva che il papà dicesse almeno qualcosa. Così uscendo, anziché tirare la porta e chiuderla, lo fece entrare. Quando Padre Pio lo vide, lo mise immediatamente fuori dalla sua stanza senza tanti complimenti. Allora l'uomo uscì, arrivato poi sul piazzale fuori alla chiesa, cominciò ad inveire, dove mi avete portato? Quello non è un santo, quello certamente non è un santo. Allora Graziano cercò di calmarlo, ma non ci fu verso. E siccome ci eravamo prenotati per la confessione con il papà, io e il figlio, dicevo tra me, adesso che arriva il turno della sua confessione verrà anche il resto, quindi non si accostava ai sacramenti da anni, quindi pensava Graziano. Però dopo aver aspettato qualche giorno, arrivò quindi il nostro turno, entrammo al di là della tendina, nella chiesetta antica, Padre Pio confessava, prima di lui, quindi il papà. Io sentivo dal mio posto che Padre Pio brontolava, protestava. A quel punto mi aspettavo il peggio, cioè che lo cacciasse. Invece l'ho visto uscire rasserenato. Poi entrò il figlio, l'ammalato. Il padre non volle dargli addosso, però lo allontanò. Il papà, che si era da poco pacificato, entrò di nuovo in crisi. Cioè non si capacitava, perché Padre Pio, a lui lontano da anni dalla chiesa, lo aveva assolto, pur scuotendolo bene e meglio, e invece ad un povero sofferente, a quel ragazzo 14enne, gli aveva rifiutato l'assoluzione, quindi l'aveva allontanato. A questo punto Graziano non sapeva cosa dirgli per calmarlo. Ripartimmo, facemmo tappa a Loreto, santuario caro a Padre Pio, il cielo ci venne incontro, racconta, perché ci fece incontrare un frate che provvidenzialmente, trascurando anche altri pellegrini, si interessò a noi, ci prese in disparte, prese anche il ragazzo ammalato, lo preparò ad una buona confessione, quindi potemmo fare tutti insieme la comunione. Un'altra tappa la facemmo a Colle Valenza, dove abbiamo avuto l'opportunità anche di vedere Madre Speranza, di parlare del problema, e lei ci disse, se quel sant'uomo di San Giovanni Rotondo alle vostre richieste ha detto così sia, allora la grazia l'avete già ottenuta, state tranquilli. Ritornati in città, ritornati nel loro paese, Pistoia, la mamma portò in ospedale l'ammalato per un controllo. I medici erano meravigliati per la situazione di miglioramento che si era venuta a creare. Non si espressero in modo definitivo e rimandarono così la diagnosi per altri controlli che poi seguirono. Purtroppo il papà, che si era del tutto rinfrancato, un giorno, proprio mentre rientrava dall'ospedale dove era andato a riprendere il figlio, fu investito da una macchina, fu proprio falciato, morì sul colpo.
Non poté così godere della gioia di vedere il figlio perfettamente guarito. Ma Padre Pio a San Giovanni Rotondo lo aveva rimesso in grazia di Dio, pronto a presentarsi proprio a lui. Il ragazzo guarì da buon cristiano dopo la lezione del padre, mentre in cielo aveva il suo papà come angelo custode.